è un marketplace per lo scambio e il baratto di abbigliamento e di accessori moda. Tutti quanti abbiamo nel nostro armadio degli abiti che non mettiamo più, non ci piacciono e di cui ci siamo anche dimenticati l'esistenza. Vogliamo dare una seconda vita a questi abiti e proprio grazie a questa piattaforma di scambio di abbigliamento, perché un abito che tu non vuoi più non è detto che non sia l'abito che qualcun altro invece sta cercando. Noi ci rivolgiamo ad un target femminile che è anche vicino al mondo internet. Da questa infografica vediamo che il 58% degli acquisti negli e-commerce di moda è stato effettuato da donne. Se poi parliamo di fashion addicted, quindi persone che comprano più di 20 capi all'anno con una spesa superiore ai 1000 euro, la percentuale di donne sale al 67%. Quello che noi vogliamo quindi offrire alle nostre clienti è un nuovo modo di fare shopping, è un nuovo modo innovativo e sostenibile, perché si andranno a limitare anche gli sprechi, con una forte componente anche social, perché si entrerà a far parte anche di una community che condivide, di cui si condividono gli stessi interessi. A tutto questo poi vogliamo affiancare anche degli eventi sul territorio, quali gli swap party. Come concorrenza in Italia ci sono già delle piattaforme per il baratto, la più famosa è Zero Relativo, seguono poi i Barty e Reuse. Queste piattaforme però non hanno nessuna attenzione per il mondo della moda, cosa che invece ha Swap Club, che però è un sito in fase beta con un bassissimo livello di interattività. Quello che noi vogliamo fare invece è coniugare le due cose, attenzione per la moda e interattività. Da questo grafico che vediamo preso da Google, vediamo che la concorrenza, per quelle che possono essere le nostre parole chiave principali, e basta, e per il volume di ricerca anche il costo per la pubblicità sarebbe basso. La piattaforma è molto semplice, si iscrive gratuitamente, si caricano e poi i propri capi che vengono valutati e ad ogni capo si dà un valore che noi abbiamo deciso di esprimere in grucce. Chi ha le grucce vede che c'è a disposizione un capo che gli piace, può effettuare lo scambio. Il problema potrebbe essere se qualcuno non ha delle grucce, ma si risolve perché si possono acquistare all'interno della nostra piattaforma. Questo è il nostro modello di business. In una prima fase quindi noi ci rivolgiamo unicamente alle donne appassionate di moda, offrendogli questa nuova possibilità di fare shopping. Come canali ci muoviamo principalmente online con la community, un blog dedicato alla moda e poi i social network, e dalla parte invece offline con la creazione di questi eventi, gli swap party, che sono una delle maggiori risorse della nostra attività insieme proprio al marketplace per lo scambio. E anche come attività principale abbiamo proprio il funzionamento del marketplace, degli eventi, tutta l'attività di marketing che andremo a fare, poi il personale che gestirà il tutto. Pensiamo di avere delle collaborazioni con le fashion blogger, siti e riviste di moda per avere una maggiore visibilità. Lato ricavi avremo dalla vendita delle grucce, quindi dei crediti, e poi anche una fee per ogni evento che andremo ad avere gli swap party. In una seconda fase più matura apriremo anche degli account premium dedicati invece a degli stilisti emergenti che nel nostro sito potranno promuovere le loro collezioni. In questo caso invece le collaborazioni che andremo ad avere saranno con delle accademie di moda e con delle industrie del tessile. Come lato ricavi qui invece avremo una quota di ingresso per gli stilisti che apriranno questo account, più una piccola commissione sul venduto. I costi principali della nostra attività sarà proprio la piattaforma in sé per gli scambi e poi tutte le azioni di marketing. Il nostro modello di sviluppo vogliamo partire subito nel 2013 con il lancio della piattaforma, l'accompagnare subito anche con un evento, il primo evento di Swap Party. Nel 2014 aprire poi il settore bimbo, nel 2015 al settore uomo. Nel frattempo anche avere queste collaborazioni con le scuole di moda e i tessilifici. Nel lato del mercato, il primo anno ci concentriamo sull'Italia e sulle città che conosciamo meglio, quindi Biella, Ivrea, Torino e Milano. Nel secondo anno fare ancora più eventi in tutta Italia. Nel 2015 arrivare anche ad avere un sito in inglese e aprirci all'estero. Lato utenti, il nostro obiettivo è 6.000 utenti il primo anno e poi arrivare a 15.000 nel secondo. Io sono Caterina, in Swapdress mi occuperò più della parte operativa. Lavoro per una società di social lending e ho un'esperienza precedente in un e-commerce di moda. Insieme a me invece c'è Silvia che si occuperà di tutta la parte comunicazione e marketing, che è un'attività che lei sta già svolgendo come freelance per delle agenzie. Nel primo anno a far parte del team avremo anche poi un tecnico informatico, una persona che ci aiuterà nella selezione dei capi. Noi prevediamo nel primo anno come costi totali un 100.000 euro.
La metà di questi andranno proprio per la gestione del personale, che noi saremo in 4. Poi avremo una grossa fetta, 25.000 euro, per tutte le azioni di marketing, più 5.000 euro stimati per invece gli eventi sul territorio, e poi 12.000 euro stimati per costi iniziali come il lancio della piattaforma e poi delle consulenze e delle collaborazioni che ci serviranno sicuramente inizialmente. Nel caso vincessimo oggi, la cifra ci servirebbe sicuramente per lanciare il nostro logo, il nostro sito, e poi per andare ad organizzare il primo party, il swap party. Abbiamo scelto Biella perché è appunto la città che ci ha ospitato adesso. Grazie mille. Domanda? Domanda per swap dress? Eccole. Arriva il microfono. Te si dice. Anche, benissimo. Questo che poi si paga in gruce, per cui... Una domanda, due domande in realtà. Quanto nel vostro business plan è la vendita attraverso l'e-commerce e quanto è attraverso le swap party? Avete un'idea? Sì, nel primo anno sicuramente la maggior parte è per il sul sito, quindi vogliamo far crescere gli utenti e far crescere i campi che sono a disposizione sul sito. Nel primo anno ne abbiamo stimato 4-5 invece swap party. Inizialmente, visto che non siamo molto conosciuti, noi sicuramente vorremmo avere l'appoggio delle fashion blogger, perché portano sicuramente visibilità all'evento, e quindi poi nel secondo anno invece andare anche ad aumentare di molto gli eventi creati sul territorio, quindi non dico arrivare ad avere la stessa importanza tra quello che sarà l'e-commerce e quello che saranno gli eventi, però sicuramente nel secondo anno tenderà a essere anche molto più importanti gli eventi che andremo sul territorio, perché avremo già un nome dietro che riusciremo a portarci, quindi ad attirare più gente anche per questo. E un'altra curiosità, tenuto conto che chi compra su internet, tra virgolette, è passivo, nel senso che va su internet, compra e riceve il pacco, sì, e il pacco poi eventualmente lo ritorna in caso in cui c'è un problema qualitativo, quindi ha un interesse nel fare lo sforzo. C'è chi è, come Yux, magari prepara tutto bene, quindi devi soltanto piazzare un'etichetta su un pacco e te lo vengono a prendere. Ecco, come pensate di ingaggiare questo tipo di vostro consumatore che deve andare comunque lui, esatto, va lui personalmente dallo spedizioniere, lo spedizioniere viene, sì, da lui, no, il modello, cioè, qual è il modello che ispiriamo? Pensate? È quello di classico, quello di eBay, quindi è la persona che ha messo a disposizione il capo che si occuperà della spedizione, però le spese di spedizione poi saranno a carico invece di chi lo riceve. Dall'altra parte, chi lo riceve riceverà a casa il pacco, avrà queste spese di spedizione, e poi dall'altra parte noi invece internamente, come gestione del sito, andremo a scalare i crediti e li andremo a mettere all'altra persona. Questo è uno schema classico di